Da poche settimane le Dolomiti sono state dichiarate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Il 70% si trova in provincia di Belluno. Logica quindi l'aspirazione del territorio a ospitare la fondazione chiamata a garantire la tutela di questo patrimonio. Tra le ipotesi anche quella che la fondazione trovi ospitalità nelle miniere di Valle Imperina, arriva a Monte Agordino. Beh, sicuramente la prima cosa da dire è che la provincia di Belluno non può essere esclusa da questo, da essere sede di una fondazione di questo tipo, proprio perché la provincia di Belluno ha la maggior parte delle Dolomiti. Sul dove, premesso che qualsiasi posto potrebbe andar bene, bisogna anche dire che la Valle Imperina, proposta dal consigliere Sernagiotto, è un sito di straordinaria importanza che è nella Conca Agordina, nel cuore delle Dolomiti, e quindi che ha una valenza notevole, perché poi è lì che ci sono le miniere. È lì che si lega a doppio filo la storia dell'uomo, dell'incontro dell'uomo con le Dolomiti. È lì che per anni hanno lavorato, hanno estratto, hanno conosciuto la geologia del territorio. E dobbiamo ricordare che se le Dolomiti sono diventate patrimonio dell'umanità, lo si deve soprattutto a fattori geologici. Quindi l'essere all'interno di un parco, all'interno della provincia di Belluno, in un sito di straordinaria importanza, credo che potrebbe essere una cosa utile per tutti.